Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Come potete sentire adesso l'audio di gioco finalmente si sente bene perché, come promesso, sto migliorando le attrezzature per quanto riguarda il canale, sto migliorando tutto ciò che riguarderà anche il fattore streaming su Twitch, quindi ho ordinato il green screen. Spero di prendere il microfono nuovo a fine mese. Spero veramente di potermi sistemare tutto l'equipaggiamento per riuscire a streamare o comunque fare video in maniera decisamente più professionale. Detto questo, oggi parliamo di Dissidia Opera Omnia. Parliamo di Dissidia Opera Omnia perché, come dire, è uscito il nuovo evento. È uscito il nuovo evento ed è un evento che credo sia forse un po' deludente dal punto di vista del personaggio stesso, credo, perché comunque di per sé l'evento potrebbe anche essere interessante, ma il personaggio che è uscito pare essere davvero mediocre, ovvero Amidatelion. Amidatelion, nemico o comunque personaggio cattivo della serie di Final Fantasy Crystal Chronicles, che è uscito con la sua Limited, con la sua X Plus ovviamente, e con tutte le sue meccaniche che sembrano essere deboli. Ripeto, le meccaniche sembrano essere deboli. Lui di per sé, a mio avviso, è un personaggio interessante ed è per questo che oggi vi porto questo video così, un po' ad esperimento, proprio perché mi prudono le mani e anche perché voglio portarvi un contenuto. Andiamo nella sezione dei banner, ovviamente, e come potete vedere questo è il banner, ovvero Amidatelion Deuce, che viene riproposta in chiave di healer, perché comunque per la challenge una healer serve comunque, Lyle e poi Amidatelion. Quindi è una challenge che molto probabilmente non farò, perché non ho i personaggi giusti per poterla fare. Io Lyle non ce l'ho maxato, Deuce peggio di peggio, ho dei buoni artefatti però, quindi non lo so, magari un tentativo potrei anche farcelo. Per il resto, niente, totale fallimento perché non riuscirei assolutamente a concludere nulla. Pulliamo i ticket, parte dei ticket che ho formato durante l'evento, perché gli altri sicuramente non li sprecherò, li terrò per il futuro, ovviamente, e quindi vediamo un po' che cosa ci esce. Che ne pensate? Ottenere le X adesso è decisamente più facile rispetto a prima, abbiamo una percentuale molto più alta, per cui su quella potremmo sicuramente farci un pensierino. Ciò che mi turba è possibilmente l'ottenere la Limited. Ottenere la Limited potrebbe essere effettivamente un problema. Ecco, già qua c'è un'orbe dorata, quindi molto probabilmente una X. L'ex di Lyle, ok, già ce l'avevo, quindi è una Power Stone senza ombra di dubbio, anche la 15, Lyle ce l'ho maxato, quindi andiamo avanti. Addirittura Eiko che mi esce così dal nulla. Altra 15 di Lyle. Thank you.
15 CP che abbiamo già ottenuto tramite l'evento, quindi niente di interessante. Oh, non stiamo ottenendo completamente nulla. Pazzesco, è la prima volta che mi succede. Specialmente dopo questi rate aumentati. Cioè, negli altri banner ho veramente trovato l'ira di Dio. Qua invece sono molto, molto risicati. Una X e soltanto 2.15 di Dial e una 15 di Amidatelion. Quindi veramente, veramente brutti questi video. Un'altra 15, ma... tutti bronzini. Quindici di deuce completamente useless, dato che ce l'ho maxata. Oh, almeno la 35. Ce l'abbiamo fatta, dai, almeno 15 e 35 ce le abbiamo. Peccato, avrei voluto ottenere... Vediamo se ci riusciamo con l'ultimo ticket. No, un'altra ex di Lyle. Ero convinto fosse la ex di Amidatelion, ma effettivamente no. Vabbè, concludiamo almeno in bellezza con una ex, anche se non è effettivamente quella del nostro protagonista. Detto questo, io vi ringrazio e vi saluto ovviamente per aver visto il video. Ci vedremo su Twitch probabilmente per streamare, per farmare un pochino di artefatti su Opera Omnia. Detto questo, al solito vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.